Dal 25 al 28 aprile prossimo, Piazza dell'Unificazione a Marotta si animerà con la 72esima Sagra dei Garagoi. Svolto dal 1948 ad oggi, l'evento si è sviluppato sempre più grazie a una stretta collaborazione tra Comune Proloco e i tanti volontari che hanno reso la Sagra negli anni sempre più attrattiva, trasformandola in una delle feste più importanti della tradizione locale. 4 giorni ricchi di eventi, iniziative, musica e mercato di prodotti tipici e piatti innovativi che verranno presentati dai 14 ristoratori partecipanti. Il 25 aprile ci sarà l'inaugurazione della stagione estiva Marotta, quindi al Circolo del Croc ci sarà l'alza bandiera della nostra bandiera del Garagoi alle 10 del mattino. Poi a mezzogiorno ci sarà un raduno di auto storiche al centro della Piazza Unificazione. Al pomeriggio abbiamo musica folk con Mario Riccardi. Il 26 aprile abbiamo alla mattina le scuole di Marotta, i bambini delle scuole di Marotta che si uniranno in piazza e i pescatori marottesi faranno vedere a loro come si puliscono e come si gestiscono, tra virgolette, i garagoi fino ad arrivare alla cottura. Nella serata abbiamo la cena spettacolo con il duo Lando e Dino, quindi sabato 27 avremo alla mattina raduno nazionale dei camperisti Italia con la consegna della bandiera gialla al comune di Mondolfo. Pomeriggio alle 17 gruppo dialettale marottese che farà uno spettacolo in piazza dell'Unificazione, e alle 18 avremo il concerto tributo a Vasco Rossi delle Bollicine insieme al special guest Innesto, che è il sassofonista storico di Vasco Rossi. Tra le tante attrattive messe in campo per questa edizione, domenica 28 aprile a partire dalle ore 10 si svolgerà una pedalata per la vita, iniziativa a scopo benefico, in cui i partecipanti potranno passeggiare sul lungomare per un percorso di circa 5 km. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto alla Croce Rossa di Marotta e a un progetto di calcio per disabili. Una manifestazione sicuramente di grande divertimento, dove si può partecipare con tutta la famiglia, perché il tragitto di circa 5 km non troverà nessun tipo di traffico. Inoltre, durante i 4 giorni dedicati all'evento, verrà assegnata la bandiera gialla ai comuni possessori di un'area camper, spazio a disposizione per le esigenze dei turisti. Siamo davvero orgogliosi, soddisfatti. Il ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale va alla Proloco di Marotta e tutte le associazioni del territorio che danno una mano per l'organizzazione di questo evento.